Buongiorno, mi rivedete finalmente su questi schermi. Sono un po' poco presente su YouTube, lo so, ma faccio fatica e quindi registro molto meno rispetto a prima. Su Instagram però sono più attiva, quindi se non mi seguite vi aspetto, lì praticamente ogni giorno mi vedete. Come state? Noi tutto bene? Sono appena passate le feste, 25 aprile Stia ha fatto il ponte, quindi siamo stati 4 giorni insieme. Con il picco ci siamo goduti, insomma, questi giorni di vacanza, anche se non abbiamo fatto niente di che, siamo stati a casa, però non avendo lui lavorato, abbiamo passato più tempo insieme. Oggi invece si ricomincia un mercoledì che sta tanto di lunedì invece. C'è qui Tommy, ve lo faccio vedere, visto che da un po' che non lo vedete. Eccolo qui, lui si incanta quando guarda o il telefono, oppure quando vede la videocamera accesa, anche perché avendo lo schermino alla fine lui si vede e quindi resta abbastanza affascinato e attratto. Come vedete, ora stiamo nel seggiolone molto bene, vero? Gli piace tantissimo stare nel seggiolone. C'è ancora qui il palloncino che avevo fatto fare come sorpresa per la festa del papà. Si sta sgonfiando, ma finché non cede, noi lo lasciamo. E nulla, poi nel pomeriggio invece andiamo dai nonni, che è una settimana che non li vediamo. Quindi mia mamma e mio papà hanno assolutamente voglia di vederlo. Quindi andiamo questo pomeriggio da loro, vero? E nulla, vi faccio vedere anche magari i regalini che sono arrivati a Tommy per il battesimo, perché abbiamo fatto anche il battesimo 2 settimane fa. Dopo magari vi mostro qualcosina. Ed è andato tutto benissimo. Quindi dopo vi facciamo vedere i regali che sono arrivati. Cosa ti hanno regalato? Gli zii, i cugini, un sacco di cose carine, molto molto belle. Niente, io direi che come prima cosa vado in bagno, che così mi do una sistematina a questa faccia e poi vediamo magari i regalini, ok? Mi sono sistemata, ho messo il piccolino nella culla, ma non ci vuole stare. No, voglio andare in braccio. Voglio andare in braccio alla mamma, così lei non combina niente. Furbo, cioè devo ancora fare il letto. Devo iniziare a pensare a cosa preparare per pranzo. Ma c'è qualcuno che non mi fa fare niente. Ecco perché non sto riuscendo più a registrare come una volta. Vi appoggio qui, vediamo, siete stabili più o meno, un po' storti, fa niente. Cosa c'è? Cosa c'è da lamentarti? Riusciamo a fare il letto almeno? Almeno il letto? Mi fai fare il letto? Ci metto 2 minuti di orologio. Inizio a contare. Uno, due, quattro, cinque, otto. Aiuto. Ti faccio le pernacchie, ti faccio le pernacchie. Tu le sai fare le pernacchie? Come distrarli? Come distrarli? Le sai fare le pernacchie te? Tanto un calzino. Ok, sono riuscita a fare il letto. Nel frattempo, appunto, si è fatta quasi ora di pranzo. 1, 2, 3. Ale! Ale! Ale, ce l'abbiamo fatta, sono in braccio alla mamma. Era quello che volevo. Era quello che volevo. È un furbetto, lui è un furbetto. Vediamo se così qualcuno riesce ad addormentarsi, visto che da quando si è svegliato questa mattina non ha ancora fatto il riposino. Vero? Quindi sto provando nel passeggino qui fuori. In giardino, vediamo. Buonanotte. E ce l'abbiamo fatta. Si è addormentato quando lo metto nel passeggino e cammino un po', poi crolla.
E adesso che inizia a esserci un bel clima fuori, faccio così, almeno si addormenta nel giro di poco. Io invece adesso ne approfitto per farvi vedere alcuni regali del battesimo che ha ricevuto, oltre a dei giochini, dei regalini accompagnati poi dalla bustina con i soldini che spesso i parenti fanno. Vi faccio vedere poi i regali, quelli un pochettino più grandi. Prima però vi faccio vedere i segnaposti che abbiamo scelto. Appunto per quel giorno. Ovviamente io ho conservato i nostri, quindi quello di Ste, il mio, e poi c'è il suo che invece è sulla mensolina. Abbiamo scelto come tema l'orsetto e questo appunto è un segnalibro con il cioccolatino, il cremino sempre personalizzato con la grafica, con la sua iniziale. Alla fine il cioccolatino noi non l'abbiamo mangiato. E abbiamo scritto una frase di ringraziamento con la data del battesimo, così che poi gli invitati, alla fine della festa potevano portarsi a casa anche questo ricordo, mangiare il cioccolatino e poi tenere il segnaposto che diventa poi un segnalibro. Per quanto riguarda la bomboniera, invece abbiamo scelto di regalare una candela e mi piaceva l'idea di averla personalizzata, quindi abbiamo mantenuto la stessa grafica utilizzata per tutto il resto, abbiamo messo la data e il suo nome e poi mi piace molto come l'ha decorata sopra, infatti penso che non l'accenderò mai, anche se è molto buona, perché trovo sia molto bella e la voglio tenere come ricordo. Qui invece ho messo il segnaposto di Tommaso e poi ci sono le bolle di sapone che ho fatto realizzare per i bambini. Questa era quella di Tommy che abbiamo portato a casa e posizionata nella sua cameretta insieme a tutte le altre decorazioni. Per quanto riguarda invece i regali, noi, io e Stelia, abbiamo regalato questo triciclo in legno con il cestino. Questo l'abbiamo preso su Evitas, sia il triciclo che il cestino, perché quello è venuto separatamente. Magari vi lascio sotto i link. È bellissimo. L'abbiamo scelto bianco. E la cosa bella di questo triciclo è che, vabbè, senza pedali come vedete, ma quando lui inizia a tenere di più l'equilibrio, si tolgono le due ruote e si mette soltanto una ruota e quindi diventa una mini bicicletta. Cioè, quanto è bella. Invece mia sorella, che è stata la sua madrina, gli ha regalato il Range Rover in miniatura, è una macchinina per bambini elettrica, che però si può anche telecomandare, quindi intanto che lui sarà ancora piccolino e non sarà capace di guidare in autonomia la macchina, lo possiamo fare noi con il telecomando e dopo quando sarà un pochettino più grande invece può guidarla con il volante, poi sotto ci sono i pedali ed è bellissima. Intanto l'abbiamo parcheggiata qui nella sua cameretta e io penso che già da mese prossimo potrà utilizzarla quando inizierà a stare seduto da solo, cioè è spettacolare. Poi sempre mia sorella gli ha regalato le All Star piccoline, cioè guardate quanto sono piccole, e in realtà noi abbiamo trovato, quando abbiamo aperto il regalo, questo regalo, abbiamo trovato nella scarpina le chiavi poi della macchina che è arrivata in un secondo momento. I cugini invece gli hanno preso il dodo, bellissimo, con il cordino azzurro, la letterina in oro rosa e il dodo sempre azzurro, smaltato. È stupendo ed è piccolissimo, guardate, ci diventa anche più piccolo. Poi vi faccio vedere un altro regalo che invece è ancora nell'armadio, l'altalena, perché bisogna montarla e non abbiamo ancora avuto tempo, quindi è ancora confezionata, così non rende al 100%, ma è bellissima. È color carta da zucchero con la corda bianca, ci sono anche le nappine. Bellissima, appena la monto poi ve la faccio vedere perché secondo me merita tantissimo. E poi gli hanno regalato un altro triciclo
barra passeggino, cioè proprio totalmente diverso da quello che gli abbiamo preso noi, che possiamo spingere noi appunto come se fosse un passeggino, si può tenere fronte strada o fronte genitori, quindi proprio come un passeggino a tutti gli effetti, però l'abbiamo montato bello grande, visto che qua in cameretta non ci sta più niente, ce l'ho in garage, quindi magari dopo, prima di uscire, ve lo faccio vedere. Ora si sta preparando il pranzo, visto che dorme riusciamo a mangiare un attimo con calma, e poi nel primo pomeriggio vado e ne voglio approfittare per rifare il semipermanente. Prendo tutto l'occorrente, lo faccio lì dai miei, così intanto che loro si guardano e si spupazzano Tommy, ho una mezz'oretta per potermi rifare il colore. Stiamo per partire e ne approfitto per farvi vedere l'altro regalo, appunto il triciclo è questo. Ha il suo manubrio con il campanellino, ci sono i pedali, il poggiapiedi per quando sono piccolini, ci sono le cinghie per legarlo, la capottina per il sole e appunto il maniglione per spingerlo. Poi qui sotto c'è anche una sacchettina per mettere magari i giochini, così. E devo dire che sarà sicuramente comodo, specialmente adesso che arriva la bella stagione. E il pupetto è pronto in macchina, pronto per andare dai nonni. Si parte. Nel pomeriggio mi sono ritagliata una mezz'oretta per rifare il semipermanente. Come sempre utilizzo i prodotti di Epiglam perché sono sicuri anche per le donne che stanno allattando o in gravidanza, in quanto sono i prodotti privi di tossine, sono vegani e non sono testati sugli animali. L'applicazione è molto semplice. Come prima cosa preparo l'unghia, quindi spasso il buffer, limo le unghie e spingo le cuticole. Poi do una passata di base coat, due passate di colore per avere una bella coprenza e infine una passata di top coat. In una mezz'oretta riesco a fare il semipermanente ad entrambe le mani, se non ci sono interruzioni da parte di Tommy. Le unghie mi durano circa per 2 settimane, a volte qualcosina di più, e questo è il risultato finale. Qui vi lascio lo sconto del 45% valido su tutto. Ah, comunque, nel salotto dei miei c'è l'angolino dedicato al battesimo di Tommy con la bomboniera. Qui invece i confetti, che non hanno ancora mangiato a quanto pare, la scatolina con dentro i cioccolatini che invece abbiamo fatto come bomboniera insieme alla fotografia, che è bellissima, mi piace molto come è venuto, alla madrina e padrino. Questi sono tutti i cioccolatini, sono dei cremini personalizzati con la sua foto. Vediamo se mette a fuoco, ecco qua, bellissimi. E qui invece ci sono i fiori come quelli che ho a casa io, ne avevamo fatti diversi, e quindi un vasetto l'ho dato ai miei, con i topper che abbiamo utilizzato per il buffet e per la tavola. Si è portata a casa questo ricordino. Ciao Tommy, andiamo adesso a casa, che dici, che è quasi ora di cena? Andiamo, sì, 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 sì. Siamo arrivati a casa, ora di cena tra l'altro. Comunque il colore che ho scelto oggi di Epiglam è questo, che è un rosa nude molto tipo colore quasi delle unghie, cioè un vedo non vedo. Lo faccio poche volte, però devo dire che è molto bello perché è super naturale e quindi mi piace. Tra l'altro questa settimana è il compleanno di Epiglam e infatti ho uno sconto più alto da lasciarvi del 45% valido su tutto, inserendo Giada fra 45, e superate un carrello di 59€ avrete anche un regalo a vostra scelta. Comunque qui in info box vi lascio bene tutti i dettagli. Lo sconto è attivo soltanto per questa settimana, proprio in occasione del compleanno di Epiglam. Quindi se siete incuriosite dai prodotti, se avete voglia di provare a farvi il semipermanente in casa, vi dura tranquillamente 2 settimane, approfittate dello sconto perché così alto non c'è mai stato.
Adesso devo pensare a cosa preparare per cena, non ho assolutamente idea di che cosa fare. Tra l'altro, alla fine Tommy oggi non ha mangiato perché ha dormito durante l'orario del pranzo e ho il brodo vegetale che l'ho fatto l'altro giorno, l'altra sera, che in teoria devo consumarlo entro oggi perché è in frigorifero, però la pappa la sera non gliel'ho ancora data, quindi non so se provare stasera oppure se buttare il brodo e rifarglielo. Vediamo, perché è quasi ora di cena, però lui ha mangiato, si è attaccato al seno per addormentarsi verso le 5, quindi non posso neanche fargliela adesso perché altrimenti la butto tutta perché non ha fame. Quindi boh, vediamo. E nulla, dai, riordiniamo un po' casa. Ste, ciao, sono arrivati un po' di pacchi, non hai... Siete tutti in giro, no, che bello! Non hai aperto Amazon però. Tra l'altro su Amazon ho dovuto ordinare su Amazon il liofilizzato di carne, perché ancora Tommy non ha preso la carne al supermercato. Cioè, ci credete che trovo soltanto gli omogenizzati, non il liofilizzato? E la pediatra mi ha detto le prime volte di dargli il liofilizzato, quindi ho dovuto ordinarlo su Amazon. E... è arrivato, quindi domani provo a mettergli anche quello nella pappa. Niente, prepariamo la cena. Tu prepari la cena. Siamo pronti per la nanna. Manine sempre in bocca, sempre in bocca. Abbiamo provato a vedere se c'è qualche dentino, ma ancora no, eppure è molto infastidito dalle gengive, perché ha sempre manine o giochi in bocca, proprio quel momento, ormai è un mesetto che ha sempre i pugnetti in bocca, però hai digerito. Adesso siamo a casa da soli perché il papà è andato a fare un torneo di padel, lui è già impigiamato, quindi lui appunto è pronto per fare la nanna, ma in realtà non dorme perché si addormenta sempre verso le 11, anche più tardi. Quindi starà un po' sveglio insieme a me, vero? E niente, però sono qui in camera perché ho il computer proprio qui davanti a me e voglio assolutamente editare questo video entro questa sera, intanto che magari lui sta qui nella culla, la comodità di questa culla con le ruote che posso spostare e portarmi ovunque per casa, e così ce l'ho vicino a me mentre si distrae magari un po' con la giostrina o con il suo orsetto preferito, che è questo della Chicco, che fa anche le musichette rilassanti e al buio proietta tutte le stelline sul soffitto, comunque nella stanza, ed è davvero rilassante perché a volte di sera quando lo accendiamo poi mi addormento anche con questo, e a lui piace molto, piace anche semplicemente guardarlo e si rilassa nella sua culla con questo, e ve lo consiglio perché lui si trova davvero molto bene. Io spero che questo video vi sia stato di compagnia, speriamo che vi sia piaciuto, vero? Mandiamo un grandissimo bacione, non sappiamo quando ci vedremo, vero? Però sicuramente prima o poi sì, e nulla, quindi al prossimo video, ciao ciao, saluta, ciao 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 ciao. Ecco, questo è stato il suo saluto. Tommaso, che cosa fai? Aspetta che bavagline sparse ovunque per casa, perché qui il vomitino è sempre dietro l'angolo. È sempre dietro l'angolo. Buonanotte. 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 Buonanotte così. Buonanotte a tutti così! Ciao! Ciao 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 ciao!